Ciao bimbi, buon pomeriggio. Oggi facciamo narrativa. Vi leggo una storia tratta dal mio libro della terza elementare, quindi faccio un viaggio nel tempo. La leggo così voi potete ascoltarla e vi raccomando, immaginate quello che io dico, quindi potete anche chiudere gli occhi se magari preferite, così vi immergete meglio nel mondo di questa leggenda. Adesso vi spiego di cosa si tratta. Vi volevo soltanto dire che il mio libro delle elementari si chiama Leo e la matita, mi ha accompagnato. In particolare in terza c'è cioè il nostro Leo. Allora, bene, questa è una leggenda dell'Amazzonia, ok? Quindi l'Amazzonia, quindi la localizziamo un pochino, no? Nell'America meridionale che significa sud, quindi nella parte sud dell'America. Allora, si intitola Così nacque la ninfea. Allora, pronti? Chiudete gli occhi. Tutte le stelle del cielo un tempo erano ragazze e la luna era un guerriero forte, valoroso e bellissimo. Nelle notti di luna piena, egli scendeva sulla terra, cercava fra le più belle una ragazza da portare con sé e la trasformava in una stella. Naya era la più bella ragazza della sua tribù. Guardando la luna, si innamorò del grande guerriero lunare e tutte le sere andava in una radura della foresta per ammirarne i suoi raggi d'argento. Correva con le braccia alzate nel tentativo di abbracciare il guerriero celeste, ma lui restava lontano e indifferente. In una notte di luna piena, Naya arrivò sulla riva di un lago e vide il riflesso luminoso e magnifico della luna che si specchiava sull'acqua. Si incantò di fronte alla sua bellezza, era il suo grande amore. Volle raggiungerlo e si tuffò nel lago, ma le acque profonde l'avvolsero e la trascinarono sul fondo. Naya morì. E il suo corpo si posò sul fondo del lago. Allora il guerriero celeste, che non aveva voluto fare di Naya una stella del cielo, si impietosì e decise di fare di lei una stella delle acque. Trasformò il suo corpo in un fiore bellissimo e grande, la Victoria Regia, la grande ninfea dell'Amazzonia. Tutte le notti il fiore di Naya, galleggiando sull'acqua, apre i suoi petali alla luna. E il grande guerriero celeste illumina la sua grande corolla rosata. Potete aprire gli occhi. Allora, il titolo Così nacque la ninfea, no? Parla proprio di questo fiore bellissimo che ci viene poi descritto alla fine. Ora vi faccio vedere una foto se non l'avete mai visto. Questa è una ninfea, ok? Come l'ha anche chiamata Vittoria Regia, quindi il suo nome ufficiale. Allora, perché vi ho voluto leggere un racconto, una leggenda? Allora, la leggenda è capitata per caso perché mi ricordavo di questa paginetta del libro, mi è sempre piaciuta molto, quindi ho scelto questa. Ma perché leggervi una storia, no? Allora, per capire insieme come lavorare su un testo quando magari ci viene dato per compito, no? E che cosa possiamo fare noi per rendere questo testo ancora più bello? Allora, la prima cosa da fare mentre lo leggiamo è fermarci se c'è una parola che non capiamo. Perché questo? Perché se non capiamo una parola si crea un buchino, ok? Un buchino che io non riesco più a riempire. Dopo, quando vado alla frase successiva, quando continuo a leggere, magari non capisco bene quello che sta succedendo perché mi sono persa un pezzo prima. Vi faccio un esempio. Se io arrivo al punto in cui il guerriero celeste, allora la ragazza Naya correva con le braccia alzate nel tentativo di abbracciare il guerriero celeste, ma lui restava lontano e indifferente. Io non so che cosa significa indifferente. Lontano, ok, posso capirlo, ci arrivo anche perché penso è la luna, sta là in cielo, magari. Ma indifferente cosa significa? Allora, se io non rispondo a questa domanda, ma no? Cosa significa indifferente? Non lo vado a cercare. Quando poi arrivo più avanti, al punto in cui il guerriero dopo si dispiace per non averla scelta, dice oh, non l'ho scelta e non l'ho fatta diventare una stella, perde un pochino il significato, non è molto chiaro. Allora,
indifferenti, in questo caso vuol dire che non si interessa, no? Non gli interessa di questa ragazza, non gli interessa del fatto che lei stia correndo verso di lui. Quindi indifferente, che non è assolutamente interessato, ok? Come faccio per trovare una parola che non conosco? Allora, posso o prendere il vocabolario, quindi il dizionario, cercare la parola, oppure, non lo so, se sto facendo i compiti con la mamma, con mia sorella, con mio fratello, col papà o con i nonni, posso chiedere di utilizzare internet. Quindi lo utilizziamo insieme, cerchiamo la parola, si trovano dei dizionari online in rete molto molto forniti, come il vocabolario a casa, però se posso darvi un consiglio, molto meglio il vocabolario, perché così potete anche volendo fare un appunto, magari sottolineare quella parola. E così significa che l'avete già cercata e magari un'altra volta che vi capita, vi si accende la lampadina, l'avevamo già cercata. Benissimo, quindi fatta questa cosa è importantissimo che ci immaginiamo quello che sta succedendo. Perché io vi ho detto di chiudere gli occhi? Non perché poteste schiacciare un pisolino, assolutamente no, ma perché potete così immergervi nella lettura. Ovviamente mentre state leggendo non potete chiudere gli occhi, verissimo, ma potete leggere frase per frase e nella vostra mente fare un disegno, no, di quello che sta succedendo. Quindi tutte le stelle del cielo un tempo erano ragazze e la luna era un guerriero forte, valoroso e bellissimo. Mi fermo un attimo, tanto non ho fretta, non è che devo leggerla tutta in 3 minuti, no? Mi fermo, mi immagino allora il cielo, quindi tutto blu o nero, no? Tutto scuro, con tanti puntini che sono le stelle, come tante volte ho aperto la finestra e ho visto un cielo stellato. E magari queste stelle sono ragazze, quindi me le posso immaginare sorridenti, con i capelli lunghi, con i capelli corti, eh? E la luna, quindi immagino la luna, è lì, ognuno può immaginarla come preferisce, tonda, mezza o a spicchio, un guerriero forte, bellissimo. Quindi anche questa luna in realtà è un guerriero, no? Ha un'armatura che luccica, che brilla, è bellissimo. Non lo so, mi immagino che ha i capelli lunghi, che li ha raccolti, che li ha corti, che ha un elmetto. Me lo immagino. Così dopo poi me lo ricordo e soprattutto entro nella storia. Perché la cosa bellissima dei racconti, no? Di quando ce li raccontano, di quando li ascoltiamo, di quando li leggiamo, è immergerci, entrarci dentro, no? Sono stati scritti per questo, per farceli vivere, no? Non perché rimangano delle paginette sul libro e non so di cosa si sta parlando, ma per entrarci. Quindi in questa paginetta noi diventiamo anche noi delle stelle, diventiamo dei puntini, delle ninfee, dei fiorellini, un cespuglio, ok? Siamo anche noi lì dentro. Benissimo. Altra cosa da fare, importantissima, andiamo a cercare la ninfea. Se non c'è l'immagine nel nostro libro, chiediamo mamma, papà, al nonno, eccetera, di andare su internet, magari, a meno che non abbiate un'enciclopedia, non lo so, un libro di fiori, andiamo a cercarla, capiamo veramente di cosa si sta parlando. E perché no, possiamo provare anche a disegnare noi la nostra ninfea. Dopo che abbiamo visto un'immagine, possiamo disegnarla. Oppure, ancora più bello, leggendo la descrizione che ne viene fatta, possiamo fare un nostro disegno noi. E a proposito di disegno, allora qui in questa pagina viene riportato un quadro, eh? Guardate ma qui che bello, dove c'è un uomo, una donna, forse posso immaginare che lui sia il guerriero celeste, lei sia la ninfea, c'è anche un cagnolino, sullo sfondo ci sono altre donne e è un quadro di Paul Gauguin, Arearea, giocosità. Allora, ovviamente non è un quadro che è stato fatto su questa storia, ma è stato preso per magari dare uno spunto, un'idea su cui poi voi potete lavorare. Quindi, perché non disegnare anche noi la nostra immagine di questo racconto? Quindi potrei disegnare il cielo stellato, potrei addirittura disegnare Naya che corre con le braccia aperte per raggiungere la luna, che però è indifferente, non la guarda, non gli interessa. Oppure posso disegnare la mia bellissima ninfea, che sboccia, che sta sul lago con la sua corolla illuminata dalla luna. Quindi posso rendere questa storia veramente viva facendo un disegno anch'io. E altra cosa che posso fare, questa è un po' più di scrittura, però è sempre molto artistica, posso cancellare con la mia mano, ci metto la mano sopra, le ultime righe,
arrivare magari a quando lei vuole raggiungerlo e si tuffa nel lago, fermarmi lì e provare io a scrivere un finale, E poi dopo vado a leggere anche quell'altro, ok? Però provo con la mia fantasia a fare un bellissimo viaggio. Cosa succede, Anaya? Allora, si tuffa nel lago. Magari io non voglio che lei muoia, È vero che dopo diventa una ninfea, però io preferisco che lei nel lago, non lo so, cominci ad annaspare, cioè cerchi magari di tornare sull'acqua, no? Perché sta affogando e il guerriero la vede, no? E scende dal cielo e le afferra la mano e la salva e dopo, non lo so, le regala una ninfea, non lo so, può essere qualsiasi cosa, adesso l'ho detta così, mi è venuto in mente senza pensarci troppo, però potete veramente scrivere qualsiasi cosa, ok? E può essere molto bello poi anche disegnarla, quindi tenete sempre a mente questa cosa, potete creare un finale voi, oppure fare anche un disegno. E altra cosa, potrebbe anche essere carino fare un riassunto, che sembra sempre un compito noiosissimo, ma in realtà siamo noi che lo rendiamo noioso se non abbiamo voglia di farlo, no? Potrebbe benissimo essere che io in, non lo so, 10 righe voglio raccontare questa storia, ok? Come se fosse un, non lo so, un piccolo trailer, come quello dei film o dei cartoni che magari guardate e poi decidete di andarli a vedere al cinema, no? Un piccolo trailer. Bene, detto questo, c'è un esercizio molto bello in fondo che è prova tu. Prova tu, ci sono alcune domande che adesso io vi faccio e proviamo a, mi metto anche gli occhiali, guardate così, ci vedo super bene. Allora, proviamo a rispondere a queste domande. Chi era un tempo la Luna? Io non lo dico. Vediamo se, non so se state rispondendo, potete scrivere qui sotto. Chi erano le stelle? In che cosa venne trasformata Naya? Quindi come si chiamava quella cosa? Dai, vi posso dare un indizio, vi posso dire fiore. Vi ricordate il nome e anche il nome ufficiale che abbiamo detto di questo fiore? Qual è il fatto reale che si vuole spiegare? Attenzione, attenzione. Una leggenda spiega in maniera, prima non l'abbiamo detto, ve lo dico ora, in maniera un po' fantastica, la nascita, la creazione di qualcosa, ok? Quindi vuole spiegare, raccontare alle persone o ai bambini, com'è che è successa una determinata cosa, perché piove, perché le montagne sono alte o appuntite, e perché alcune invece sono smussate, perché l'acqua è trasparente, ok? In questo caso, cosa può voler spiegare la nostra leggenda? La nascita di qualcosa? Ma non lo so, vediamo. Se avete le risposte, scrivetelo qui sotto. Qual è invece l'elemento fantastico? Quindi, come vi dicevo prima, la leggenda va a raccontare la nascita, la creazione di qualcosa, oppure qualcosa che succede con un po' degli elementi fantastici. Infatti, di quello che abbiamo letto ci sono delle cose che effettivamente sono un pochino nel mondo fantastico, no? Che noi diciamo, beh, ok, però non è così. Quali sono queste cose? Vi do un indizio, potete guardare in alto dove c'erano quei puntini nel buio della notte, ta 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 ta. Benissimo. Allora, io credo di avervi detto tutto. Vi invito a scrivere qui sotto le risposte, ok? Così poi le possiamo correggere insieme. Se c'è qualcosa che non avete capito della storia, tornate indietro nel video, riascoltate mentre lo leggo e chiudete gli occhi e immaginate quello che sto leggendo, ok? Visto che è un video registrato, potete anche fermarvi, ok? Frase per frase, e se c'è qualcosa che non vi è chiaro, andare a cercare sul vocabolario la parola mancante, come abbiamo fatto con indifferente, ok? Ma anche, non lo so, potrebbe essere, vediamo se ce n'è qualcuna. Ah, questa qui, ad esempio, s'impietosì, dal verbo impietosire, no? Le fece pena, si sentì triste guardandola, le dispiaceva, no? Quindi fermatevi se ci sono delle cose che non conoscete, fermatevi subito e andate a riempire quei buchini, Perché altrimenti i buchini diventano poi dei buchi grandi e come diceva mio nonno, dopo fa freddo, ok? Mi diceva sempre chiudi i buchi perché sennò fa freddo. Lui intendeva i dentini, quando mi cadevano i denti, però io ve la giro sulla storia. Se ci sono delle cose che non capite, chiudete subito il buchino, sennò poi fa freddo e la storia non si capisce tanto bene, no? Bene, poi realizzate un
disegno, ok? Quindi un disegno può essere, non so, di qualsiasi parte o anche di tutta la storia, fumetti, e magari potete inviarlo sempre qui, beh, come commento forse un po' difficile, comunque potete chiedere a mamma o papà di fare la fotografia e poi inviarlo per messaggio su Facebook, sulla pagina L'imparare ad imparare e l'arte del permetterlo, o sull'email info@studentevincente.com, così se vi va io poi li posso condividere, quindi pubblicare nelle risorse gratuite per farli vedere anche agli altri. E altra cosa che volevo dirvi è quella di fare il finale alternativo. E bellissimo questo, se vi va di scriverlo e me lo inviate io lo leggo super volentieri, e se vi interessa posso anche scrivere il mio, però aspetto qualche richiesta, ok? Nel caso fatemi sapere. Bene bimbi, io vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che la storia vi sia piaciuta tanto quanto è piaciuta a me, vi mando un abbraccio e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao ciao, ciao a tutti!